Benvenuti, sono contento di rifar parte della squadra di questo festival importantissimo in Italia. Ci terrei a rifare un applauso alla Bruna perché non vuole, quindi siccome non vuole io alla Bruna gli farei fare gli applausi. Non so dove è finita, c'è? Non c'è, si nasconde. Perché è terrorizzato. E presentiamo un libro, parlo al plurale, sono come il mago Telma ormai, parlo al plurale, perdonatemi. Un libro interessante che è una cosa di attualità, anche se è una cosa veramente vecchia di qualche migliaia di anni, e ci farà capire chi siamo, da dove veniamo e perché ci siamo, forse, dove andremo sarà dura. Quindi farei fare un applauso a Guido Barbuianni, un applauso, con gli africani siamo noi, grazie. Eccolo. Prego, maestro, ci accomodi. Oh. La prima domanda che ci abbiamo a Vanvera è questa qua, cioè come gli viene in mente a uno di andare a sfragugliare in un momento che si sentono le differenze delle etnie, forse per quello, e uno va a cercare da dove arriviamo tutti, come se fosse un minimo comune denominatore o qualcosa di simile, cioè come gli viene in mente? È una moda? Il microfono è qua, sì, dovrebbe esserci uno lì, nascosto, perfetto. Eccolo qua. Ecco fatto. È proprio per questo, no? È un periodo che... Certe parole, anche una che le do del lei o devo darti del tuo? Senza far capire che lei è la mia ex, però facciamo finta niente. Vabbè, cioè, le do del lei. Del lei. Dottor Vergassola. Facciamo infermiere, va che è una parola. Proprio perché si parla tantissimo usando certe parole a sproposito, magari vale la pena di ragionarci un po' su. Una delle parole più ambigue che ci siano è la parola razza. Perché la si può usare, come ha fatto Einstein, per definire l'intera umanità, no? Gli chiedono quando va in America razza di appartenenza e lui scrive razza umana. Però quando si dice che il tale è l'ultimo della sua razza... Perdonami, io dico bipede mammifero, quindi ho anch'io un'idea quasi einsteiniana. Certo. Pensa a te cosa ho detto. Certo, sono una categoria ancora più ampia. Si può dire l'ultimo della sua razza per indicare con la parola razza una famiglia. La razza Piave era quei pochi che hanno fermato l'austriaco nella prima guerra mondiale. La razza bianca dovrebbero essere tutti quanti gli europei. Una parola che ha troppi significati. Ed è per questo forse che quando la si usa non ci si mette mai d'accordo. Per esempio di recente un mio amico di Gaetano che si chiama Pier Giorgio Di Freddi ha parlato della razza mettendo le teorie che magari vi racconterò tra un poco nel suo dizionario della stupidità. Perché non aveva capito bene di che cosa si stesse parlando. Quindi iniziamo con una polemica con... No, è per dire che quando si usano delle parole che hanno troppi significati alla fine ognuno torna si a casa confonde, con certo. L'idea che aveva prima. E anche lei che ha detto prima etnia, secondo me questa parola che è un po' strana, poi se vuole l'approfondiamo, indica una certa riluttanza a usare la parola razza come se il problema fosse la parola stessa. Mentre un secondo po' me, così, un po' razza sembra po' sì. Che... Però il problema è che secondo me non è tanto la parola quanto il concetto che ci sta sotto. E se ci si mette d'accordo sui concetti, poi sulle parole si può avere una certa libertà. Quello che il libro dice è che dal punto di vista biologico, delle razze biologiche, cioè di qualcosa che sta nel DNA, diciamo oggi, che sta nel sangue, dicevano fino a qualche anno fa, se guardiamo questo sangue, questo DNA, l'umanità non è divisa in tanti bei gruppi distinti che si possono etichettare ognuno con la sua etichetta. Quindi è il concetto che è sbagliato. L'idea che ci sono certi fatti così e altri fatti cosà è sbagliato. Come li vogliamo chiamare questi gruppi? Chiamandoli razza facciamo riferimento a una lunga tradizione, che è una tradizione però di discriminazione. Certo. Cioè i diversi gruppi hanno anche diversi diritti, possono bere a fontanelle diverse, come è stato negli Stati Uniti fino agli anni 70. Sì, non quasi. Tanto tempo fa poi, tra l'altro. Fino agli anni 70. Devono montare in settori diversi degli autobus, come è successo in Alabama, fino a che Rosa Parks... Salita, ha detto non mi alzo, e così via. Quindi la parola razza è indubbiamente carica di connotazioni e di significati che non sono tutti quanti condivisibili. Però, sotto sotto... ci sta anche un concetto che dal punto di vista biologico non sta più in piedi, cioè che l'umanità sia divisa in razze. I cani sono divisi in razze, gli scimpanzé sono divisi in razze, gli uomini... Anche mia suocera. Anche sua suocera. Cioè, 8 razze all'interno di lei, cioè dipende... È una razza schizofrenica, dipende da come... Beh, più che schizofrenica, perché sono 8... Sì, schizofrenica, però c'era una battuta molto bella di un americano che non è mia, che dice, prima ero schizofrenico, adesso siamo guariti. Molto bello, mi piace. Chiaramente non è mia. Bella. Vai, comincio con le domande, perché sennò partiva in tromba questo, cioè, questa è una razza di quelli che parlano parecchio, questo mi sembra di capire.
Senta, ho detto a mia moglie che anch'io sono africano. Ha ragione lei a rispondermi che però nudo sotto la doccia non si direbbe? Cioè... Che dire? Che dire, lì dipende dagli standard. Sua moglie forse è abituata molto bene e quindi tende a dubitare delle sue origini africane. Okay. Dal punto di vista della storia, della nostra storia, quello che si può dire è che sì, 70.000 anni fa i nostri antenati stavano tutti quanti in Africa. Quindi in questo tutti senso lì. Tutti lì. C'è adesso un po' di dibattito sul fatto che forse l'uomo di Neanderthal ha dato a noi non africani forse l'1, forse il 2% del suo DNA. Io personalmente non sono ancora tanto convinto, molti lo sono, ma stiamo parlando di minuzie, stiamo parlando di piccoli pezzetti. 70.000 anni fa eravamo tutti quanti africani, eravamo sull'orlo dell'estinzione, poi qualcuno ha avuto quella che a Oxford chiamano una botta di culo, non so come si dica in ambienti meno raffinati, ha preso la strada che portava verso l'Eurasia, la Palestina e il Medio Oriente, e lì ha trovato un sacco tutto, di risorse, mangiare, un sacco di possibilità tutto, da mangiare, certo. E da poche migliaia siamo diventati 7 miliardi. Questo è quello che è successo. Quindi se uno di Padova dice a un africano tornatene a casa tua, l'altro può rispondere anche te. Sì. Quindi sarebbe imbarazzante, sarebbe molto divertente capire cosa succede per strada. Diventa un bel dialogo però. Senta, lei dice che in fondo esiste un'unica specie umana. Perché allora Naomi Campbell continua a sembrarmi una marziana? Cioè, effettivamente, lo dicevamo prima, c'è una differenza fra quello che si può dire a livello biologico e le nostre percezioni dell'altro, okay. La nostra psicologia. Noi, per esempio, ne parlavamo prima sulla scala, a livello individuale siamo tutti convinti di sapere riconoscere gli stupidi. Il tale è uno stupido, il tale non è uno stupido, sono infatti, dei vizi per quello che mi salutano tutti a me quando mi vedono. Una certa sicurezza. Ma non c'è un criterio obiettivo, scientifico, misurabile per delineare la categoria degli stupidi e separarla dalla categoria dei non stupidi. Più o meno vale lo stesso anche quando ci spostiamo sul terreno della definizione dei gruppi umani. Insomma, non c'è un modo per separare questi da questi altri. Quindi Naomi Campbell può sembrare una marziana rispetto a mia cugina Ornella, ma certo. Che è terrificante, cioè che non ve la voglio portare perché sembrerebbe... Ma certo, se lei gioca a calcio, Maradona le sarà sembrato di un altro pianeta, ma sono modi per rappresentare una nostra distanza psicologica che non riflettono la nostra distanza biologica. Fantastico, perché qualsiasi domanda a vanvera faccio risponde benissimo, quindi mi sembra molto bravo. Possiamo andare avanti. Ho studiato. Senta, la moderna genetica ha decostruito ogni possibile classificazione razziale. Non so neanche cosa vuol dire. Sicuro che non esiste proprio la razza degli imbecilli, non risulta, secondo lei? L'abbiamo appena detto. Cioè, non risulta, però non c'è un modo per... L'abbiamo appena detto. Non esiste proprio, se la conseguenza dell'altra domanda prima, però proprio non c'è neanche possibilità, neanche si troverà un sistema, un test... Un'iscrizione a un partito? Dubito di poterlo dimostrare a livello scientifico, poi a livello personale, beh, naturalmente. Questo, diamo i voti a tutti, ci mancherebbe allora. Senta, oggi possiamo affermare che il manifesto della razza, dal punto di vista strettamente scientifico, era una cagata pazzesca? Sì, lo possiamo affermare. Lo possiamo affermare perché dal punto di vista scientifico molta strada si è fatta. Il manifesto della razza, penso che lo sappiate tutti, ma lo ricordo, è un decalogo, in realtà, pubblicato nel 1938, sul primo numero di una rivista che si chiamava La difesa della razza e che il regime fascista decide di pubblicare per creare il consenso sociale intorno alle leggi razziali che sta per varare e che porteranno alla perdita di ogni diritto civile per i cittadini italiani di razza ebraica. Però ecco, all'epoca il razzismo era più serio di adesso, nel senso che il regime fascista sente il bisogno di dare una base scientifica. Non c'è più il razzismo di una volta. Non c'è più il razzismo di una volta. Una base scientifica alle proprie teorie. Direi che Si è persa la curiosità, oggi si può essere razzisti in maniera molto superficiale, all'epoca invece, forse anche perché l'Italia controllava militarmente la Libia, l'Etiopia, la Somalia, l'Eritrea e quindi in qualche modo si sapeva che saremmo stati a contatto con questa gente, c'era il desiderio di studiarli, ma c'era anche una fortissima opzione politica. Una fortissima intenzione di mettere la scienza al servizio di un messaggio politico. Questo decalogo, che dal punto di vista scientifico non sta in piedi neanche con lo sputo, e poi se volete ve lo dimostro, dal punto di vista invece della comunicazione è fatto benissimo. Certo. Perché sono 10 slogan molto efficaci, ognuno seguito da un breve paragrafo di spiegazione. Pare che addirittura Mussolini si sia dedicato alla compilazione con l'aiuto di alcuni giovani antropologi. Posso raccontare una cosa che fa ridere? Certo. Sì. No, c'è un libro bellissimo, possiamo parlare anche dei libri degli altri. Ci manca, siamo ancora posta un po' a cazzeggiare, diciamo. Siamo tutti parenti. Siamo tutti tanto, parenti, no? Certo. Arriviamo tutti dall'Africa stasera.
tutti parenti e tutti differenti. Da chi andiamo a cena stasera? Tutti da signora, tanto arrivano i cugini da fuori. No, c'è un bellissimo libro di Francesco Cassata che si chiama La difesa della razza, che racconta appunto come viene creata questa rivista, e Cassata racconta che Mussolini ce l'ha lui l'idea, e poi per avere dei collaboratori flessibili sceglie alcuni giovani antropologi romani che lo aiutano a compilare questo manifesto, questo decalogo. Ma questo decalogo naturalmente avrà valore se sarà firmato dallo Stato Maggiore della Scienza fascista. E quindi Mussolini convoca 10 famosi anatomisti, fisiologi, così, il nonno di Stella Pende, di cui parleremo tra un attimo, che era un fisiologo di grande fama, e gli chiede di firmare questo documento. Ora, chiunque abbia un minimo di familiarità con gli ambienti universitari può immaginarsi cosa succede quando un barone, un vecchio professore, viene invitato a sottoscrivere una cosa scritta da un suo allievo o da qualcuno che potrebbe essere il suo allievo. Succede un putiferio. Non va bene questo, non e va Pende, bene. Pende appoggia la penna stilografica sul tavolo e dice: mi rifiuto di firmare delle sciocchezze scritte da gente di cui noi abbiamo solo la colpa di non averli bocciati abbastanza agli esami. Si alza e se ne va. Mentre per le scale gli corrono dietro e gli dicono: guarda che quella roba l'ha scritta Mussolini. Ah, certo. E allora Pende torna indietro, tempra d'uomo, torna indietro e firma. Cioè, firma. E tira sulla la pesantezza della firma, chiaramente. E firma. Quindi questa è la gente. In questo documento si dice che le razze sono biologiche, quindi sono nel sangue della gente. Ma quando si cerca di fare degli esempi, gli italiani vengono classificati in 10 punti del decalogo in 4 modi differenti. Perché si parla di razza ariana, che vorrebbe dire quelli che parlano lingue indoeuropee, quindi siamo da noi al Bengala, Portogallo, tutto. Poi vengono definiti italiani, poi vengono definiti mediterranei dell'Europa occidentale, quindi non ci stanno i greci già, né i portoghesi, perché non stanno. Dopodiché alla fine si dice che siamo europei, così. Però queste contraddizioni chiaramente saltavano agli occhi anche di quelli che stendevano questo decalogo. Perché l'hanno firmato? Perché nel decalogo c'è scritto, punto numero 7, è tempo che gli italiani si proclamino francamente razzisti. Questa era la direttiva, però è interessante anche che in un decalogo di natura scientifica ci sia una frase di questo genere che non ha nulla di scientifico e che invece è una classica direttiva politica. Quindi quella era gente che non sapeva la biologia e che comunque era disposta a firmare quasi qualsiasi cosa certo, pur di poter proseguire tranquillamente nella carriera. Cosa che continua ancora adesso con l'università. Non a questi livelli. Senta, la nostra è una specie migrante e alla lontana abbiamo tutti lo stesso DNA. Chi glielo spiega adesso a Salvini? Cioè questa... Non c'è nessun bisogno di spiegarglielo, secondo me, perché il tema della razza biologica e il tema del razzismo, io penso, sono imparentati solo dal punto di vista dell'etimologia delle parole, ma non c'entrano niente l'uno con l'altro. Perché razzismo significa discutere dei diritti delle persone e in che misura certe origini, un certo aspetto, possa limitare i diritti di qualcuno. Parlare di razze biologiche significa invece parlare di questi 190.000 anni trascorsi dal primo Homo sapiens nell'Africa orientale, significa parlare appunto di migrazioni che sono avvenute attraverso i millenni, significa parlare dell'effetto del clima sulle persone, quindi sono dei temi completamente diversi. Io non credo che Salvini, se per caso leggesse questo libro, prenderebbe sul telefono e mi direbbe: guarda, grazie perché stavo dicendo un sacco di stronzate e tu mi hai fermato. Non ne ha bisogno, ormai il razzismo di adesso... La domanda è, riuscirebbe a leggerlo, sì. Riuscirebbe a leggerlo. Il razzismo di adesso, secondo me, non ha neanche più tanto bisogno di essere scientifico. E pensate a questa affermazione: tu questa cosa non la puoi fare perché sei negro. Oppure, tu questa cosa non la puoi fare perché sei africano. Oppure tu questa cosa non la puoi fare perché sei statale, quindi non puoi muoverti. Perché sei immigrato. Solo la prima affermazione è razzista. Certo. Le altre due non sono razziste, sono un dato di fatto geografico e un dato di fatto sociale. Eppure sono la stessa cosa. Quindi non c'è bisogno di tornare ai discorsi sull'inferiorità biologica di questi o di quegli altri. Si possono fare affermazioni di tipo discriminatorio senza fare riferimento a questa storia della scienza. Ed è in questo senso, secondo me, che all'epoca del fascismo erano un po' più seri, perché cercavano di motivare i loro argomenti sociali, la loro discriminazione, sulla base di studi che erano sbagliati, che erano strampalati, ma erano pur sempre un tentativo di descrivere un fenomeno in termini rigorosi. Oggi abbiamo scavalcato
superato questa fase, siamo passati ad un razzismo, come dire, da bar, spontaneo, quello di Roberto Calderoli. Quando Roberto Calderoli... pericoloso anche questo, insomma, forse proprio perché è diluito. Quando Roberto Calderoli chiama il ministro Cécile Kyenget un orango... Ce l'ho, c'ho anche una domanda meravigliosa. Sì. C'ho questa, aspetta, si è scoperto che l'81% delle varianti genetiche è presente in tutte le popolazioni del mondo. Non è buffo che in Calderoli ci sia un po' della Kyenge? Questo... Eh sì. E questa gli va detta. Sì, però vedete, quando Calderoli dà dell'orango alla Kyenge, non sta facendo un'analisi sua, magari sbagliata, delle basi biologiche delle loro differenze. Ricorre ad un insulto da bar perché in questo momento funziona così. Perché in questo momento in cui molti sono preoccupati degli effetti dell'immigrazione, in cui molti dicono ma ce la farà l'INPS a darmi una pensione se arrivano tutti questi qua, ce la farò a trovare la casa popolare, in questi momenti funziona meglio l'insulto da bar, l'atteggiamento certo. da curva dello stadio, piuttosto che un ragionamento sui presunti motivi di inferiorità biologica degli ebrei o degli africani. Non c'è più bisogno di studiare la scienza per essere razzisti oggi. Ecco, però studiandolo in modo da, non dico da scienziati, però è un libro che si legge benissimo, quindi è molto didattico, anche per ragazzi, insomma, quindi uno lo legge e capisce. Cioè, si riesce davanti a una cosa scientifica ad abbassare questa soglia che è più una... È più un problema, diventa genetica anche quella, però di incazzatura personale. Cioè riuscirebbe uno, vedendo dei dati che è quasi matematica alla fine, cioè si può disinnescare questa roba qua? Io mi auguro che si possa disinnescare, dubito fortemente che sia un ragionamento di natura scientifica a disinnescare questi fenomeni. Perché credo che appunto il malessere che è legato a questa fase, chiamiamola questa fase di migrazioni, anche se poi dal punto di vista dell'entità di queste migrazioni non sono poi delle cose inaudite anche nella storia recente. Beh, questo tipo di atteggiamenti secondo me è dovuto soprattutto all'incertezza, insomma noi stiamo attraversando una crisi economica che dura da moltissimo tempo, lo Stato sociale funziona sempre meno bene. Una cosa curiosa che ho notato è che fino a, pensate a Novecento di Bertolucci, pensate insomma al movimento operaio, la solidarietà era l'arma dei poveri. I poveri, essendo poveri, avendo pochi strumenti, erano costretti ad appoggiarsi l'un l'altro, ad essere solidali. Secondo me una novità inquietante di questi ultimi tempi è che la solidarietà è passata ad essere il lusso dei ricchi. Sì, sì, sì. Quelli che hanno avuto senso tutto colpa, dalla vita, certo, e sì. che quindi possono permettersi anche di dire ma no, facciamoli entrare questi africani, mentre i poveri nostri sono gli ultimi, certo. sono quelli che tendono di più ad escludere. Qui chiaramente ci sono delle responsabilità che non sono di natura scientifica, sono delle responsabilità di natura politica, cioè. E sociale, e dicendo questo non dico i politici dovevano farlo, sto dicendo che un po' tutti noi abbiamo lasciato avvenire questo cambiamento senza accorgercene quasi, e adesso riuscire a colmarlo è molto complicato. Dura. Ci vorrebbe per esempio uno Stato che funziona, uno Stato che garantisce molto bene i servizi di base ai cittadini, in modo che i cittadini non dicano... Sì, non siano incazzati al punto che... Anche per poi trovare sempre l'anello debole e funziona, anche in famiglia ci se la prende con l'anello debole. Per strada vedere uno che è messo peggio un po' ti dà noia, un po' ti fa sentire in colpa, ti scatta qualcosa, preferisci non vederlo, e insulti va bene. Però sarebbe anche divertente fare una roba, adesso dico stupidaggine, anche io da bar, però bisognerebbe rispondere con le cose da bar, tipo che se uno ha bisogno, il figlio di qualcuno, di uno razzista ha bisogno di sangue, sarebbe bello che gli arrivasse la sacca con la foto del negro che gli altri so, cioè questo è proprio, successo. Con scritto proprio così. È cioè, successo. Questo è un cinese che ha dato, cioè invece che RH negativo positivo, c'è la foto di uno. Bisogna vedere se questo qua la scarta. Cioè a sti punti c'è solo quella, un bel negrone con dei riccioletti, qualsiasi cosa, ma anche un bel osso messo apposta facendolo finire. È già successo, c'è stato potrebbe un caso... capire se lo prende. C'è stato un caso di cui hanno parlato i giornali forse un anno fa, adesso francamente non mi ricordo, in cui appunto qualcuno nel Triveneto, secondo me, aveva ricevuto una donazione di organo da qualche africano così. Come è andata a finire? È andata a finire che questo si è fatto fotografare con la moglie del donatore, qualcosa del genere, sorridendo, ha detto ah, adesso ho capito che siamo tutti umani. Ma l'impatto mediatico di questo evento è stato molto limitato, se ne sono scordati quasi tutti. Io non credo molto in questo momento alla pedagogia dell'esempio. Però così è più pop. È come quando sugli omosessuali c'era un manifesto molto bello di un
c'è una foto di questo, un pompiere che entra in una casa con un bimbo in braccio e dice: sta salvando un bimbo da incendio. Cosa gli chiedi? Se è omosessuale o se è bravo a fare pompiere? Cioè, questa è la prima. E qua dovrebbe essere più o meno, cioè, nei momenti di sensatezza, quella vera, dove c'è il problema, secondo me queste cose qua dovrebbero sparire immediatamente, cioè finché si cazzeggia al bar. Però la trovo veramente ormai noiosa anche lunga questa storia qua. Cioè, io ho una nipote di 2 anni che, divertendoci un giorno, mi ha mandato una foto a mia figlia con scritto "Ius Solis, lo chiediamo noi", perché erano 5 di colore mia nipote in mezzo, molto divertenti, buffi e simpatici. Però veramente basta una generazione per, cioè, noi siamo ancora ci fa effetto positivo, sinceramente non è. Però ormai i ragazzini, una volta che ce l'hanno, non hanno più un problema di questa roba qua del questo mischiarsi, se Dio vuole, non c'è più, secondo me, finché non inizia il remeschione. Cioè, alla fine è ineludibile, ma anche difficile, è come un fortino da tenere difeso, è impossibile tanto. Sì, è un po' più complicato di così, però. Io ho avuto per molti anni 2 figlie americane, non figlie biologiche. Da cosa, insomma, si vedevano? No, stavano in America, io andavo lì ed è il compagno della madre. La più piccola, quando aveva 3-4 anni, se doveva raccontarmi dei suoi compagni di scuola, mi diceva: quella che ieri aveva il maglioncino rosa, e io non sapevo chi fosse. Poi, quando l'accompagnavo a scuola, vedevo che era nera o che era indiana. E alla ragazzina non le veniva in mente di dirmi quella era indiana, indiana, così. Arrivata all'età di 17 anni, questa ragazzina, che quindi a 4 anni non riconosceva il colore della pelle, l'aspetto, come un fattore che permettesse di distinguere tra le persone, non voleva uscire con i neri, perché diceva: sono stronzi, parlano sempre tra di loro, e ti isolano. E poi gli ha rubato il maglione, poi viene fuori che gli aveva rubato il maglione da bimba, probabilmente. No, non avevano rubato il maglione, è che certe distanze culturali rimangono, si creano col tempo, sono figlie dell'incomprensione, sono figlie della chiusura, sono figlie anche di differenze sociali, per cui i neri di solito sono più poveri, quindi non possono andare nel cinema. Però una bambina che non era razzista a 4 anni, a 18 anni, insomma, aveva un atteggiamento discriminatorio. Quindi non è così facile. Temo che sia un po' complicata la faccenda, sì. E speriamo col libro di portarlo avanti. Un'altra stupidaggine che dico io è: il nostro genoma conserva tracce degli stessi antenati, questo è il punto chiave. Cioè, mi guardi bene, è proprio sicuro che io e Brad Pitt abbiamo qualcosa in comune, secondo voi? Sono sicurissimo. Cioè, quindi una dovrebbe dire: invece che darla a Brad Pitt, può anche darmela a me, tanto siamo. Cioè, non devi uscire con me, devi uscire col genoma. Questa, adesso, non è che voglio buttarla su. Se non vieni con me, sei contro la scienza, bisognerebbe cominciare. Anche perché, non lo dico perché poi noi brutti serviamo a quelli belli, insomma, se no non ci sarebbe una comparazione. Cioè, se fossero tutti belli, uno, no, se fossero tutti come Belen, lasciamo perdere. Quindi una, ogni tanto, un bellone dovrebbe darmi il 10% di quelle che si becca lui, insomma, secondo me lo devo giocare. Sì, questo non deve chiederlo, deve chiederlo uno scienziato. Lo scienziato, però mi interessava anche aprire un'avvertenza. Le donne presenti dovrebbero dire: è brutto, ma c'ha un bel genoma. Secondo me dovreste cominciare. Non è male quel genoma. Cos'è sto genoma poi, fondamentalmente? Il genoma è tutto il DNA che abbiamo delle cellule, che contiene le istruzioni per farle funzionare. E quindi le tracce ci sono sempre, c'è una memoria fissa di chi si può, cioè la memoria del discorso africano è vera, cioè c'è già. Sì, perché se, insomma, il suo DNA, il suo genoma deriva metà da sua madre e metà da suo padre, i quali a loro volta l'hanno ricevuto dai loro genitori, quindi 2, 4, 8, 16, così il numero si allarga. Il numero si allarga, però sappiamo anche, ci sono dei dati molto chiari, che 70.000 anni fa i nostri antenati erano qualche migliaio, stavano tutti quanti in Africa. Quindi evidentemente tutti parenti proprio. Siamo tutti quanti parenti, siamo tanti, abbiamo avuto tanti antenati, ma poi alla fine i capostipiti erano 4 gatti. 4 gatti che tra l'altro sono stati sul pelo, sul limite dell'estinzione molte volte, insomma, anche questo lo si dice leggere nel DNA. E è andata così, insomma, lei e Brad Pitt avete in comune il numero di dita delle mani e dei piedi, il numero di nasi, il numero di occhi, i polmoni, il funzionamento dei capelli polmoni. Capelli vince lui. Capelli ne ha di più lui, insomma, magari lei ha più neuroni, chi lo sa. Insomma, no, però non credo. L'architettura fondamentale è la stessa, insomma. Se avessi più neuroni me li sarei anche già venduti da Ligure. Senta, e non so se ha mai sentito un calciatore che azzecca un congiuntivo. Cioè, si può parlare in questi casi di Homo sapiens, no? Cioè, sul calcio.
Sì, secondo me si può parlare, perché le capacità culturali, le capacità verbali dipendono naturalmente dai nostri geni, cioè non c'è nessun animale che sa parlare e non c'è nessun umano che, a meno che non abbia dei deficit molto molto gravi, che non apprenda perfettamente una lingua se gli viene insegnata entro un certo intervallo di tempo. Quindi la facoltà del linguaggio è sicuramente umana, esclusivamente umana e genetica, la facoltà del linguaggio. Poi quale lingua impariamo a parlare e quanto bene invece dipende da molte circostanze. Se uno riesce a avere una carriera nella quale il congiuntivo è superfluo, addirittura dannoso, complimenti, insomma, beato lui, a me è toccato impararlo e anche a lei è toccato impararlo. Io me lo sono già dimenticato sempre perché io mi dimentico di aver l'Alzheimer, come diceva una vecchia battuta. Senta, 150 anni fa Darwin era perplesso di fronte al concetto di razza. Per non indignarsi di una velina mulatta, serve essere genetisti o basta non essere pirla, visto che ultimamente... Basta non essere pirla. Basta non essere pirla, perché anche a Striscia è uscita fuori sta roba, che anche lì mi sembra una cosa così vecchia, e riuscire a incazzarsi perché c'è una mulatta che fa la velina, che è una roba da... Per incazzarsi perché sono le veline forse, cioè in generale. No, forse è vero però, no? In un momento di difficoltà per tutti quanti, difficoltà a orientarci in un mondo, in un paese che stanno cambiando in una maniera non prevedibile... Forse da un po' di anni facciamo i conti con una cosa che i nostri genitori non conoscevano, cioè la sensazione che i nostri figli staranno peggio di noi, e se non staranno peggio di noi saranno tempi duri. In questi momenti la cosa interessante è che si torna a idee che erano dell'Ottocento, del Settecento. Ma pensate anche in Catalogna, adesso spezzo una lancia contro l'indipendenza da Catalogna. Cioè il concetto di Stato nazionale è una cosa che si afferma nell'Ottocento e poi insomma segue una sua traiettoria, abbiamo fatto l'Unione Europea. In un momento di crisi in Catalogna si reinventano il nazionalismo. Gente molto evoluta, gente molto sofisticata, non sono dei fessi, non sono gente che non ha mai letto un libro, ma questo tema ottocentesco del nazionalismo li coagula e li fa diventare una massa umana, una massa politica capace di ottenere dei risultati. C'è anche bisogno di credere in qualcosa di comune. C'è bisogno comune, di credere in qualcosa. Allora, una presenza. Di fronte a un mondo che alla terra che ti balla sotto i piedi, riattaccarci a vecchi concetti razzisti, per esempio, no? Al concetto della razza dell'Ottocento, ti dà l'idea che in tutto questo mondo che si muove almeno c'è qualcosa di fisso, hai i piedi su qualcosa di fermo. E come questo vale anche per un discorso economico, però a questo punto diventa veramente mondiale. Cioè, appunto, economico, se c'è questa povertà che cresce, delle insicurezze che abbiamo rispetto ai figli, cioè l'idea di chiudersi tra gente che ci si conosce dà più sicurezza? Beh, penso di sì. Sono tutte le reazioni che abbiamo nei momenti in cui siamo spaventati. Quindi forse la risposta andrebbe cercata, chiaramente non ce l'ho io la risposta, altrimenti non ve la venivo a raccontare a voi, andavo all'ONU e mi acclamavano. Cioè, non veniva qua. Pensa che parente che ci abbiamo, invece che venire a raccontarcela. No, se avessi la soluzione di questi problemi non mi limiterei a metterla in comune con poche persone o con tante quanti siete qua. E, però è chiaro, mi sembra chiaro che l'acuirsi di questi fenomeni di intolleranza, di xenofobia, di razzismo, come li vogliamo chiamare, è molto molto legata all'ampliarsi delle disuguaglianze. Quindi, prof, andiamo a peggiorare. Sì. Questo è il messaggio di speranza che diamo stasera. Non ho capito. È il messaggio di speranza che diamo stasera. Il messaggio di speranza è che c'è della gente che sta cercando di occuparsene. Se per caso state a sentire questi premi Nobel per l'economia, Krugman, Stiglitz, loro sono anni. Certo, no? No, anche perché sono parenti anche loro, quindi cioè. Hanno un blog, cioè ci sono delle persone autorevoli che si muovono in un ambito che io non conosco, che è quello dell'economia, quindi non aspettatevi che vi dica qualcosa di originale o di significativo, che stanno sottolineando, e sotto l'amministrazione Obama erano abbastanza influenti, adesso non lo sono più, stanno indicando che questa strada di esasperazione delle disuguaglianze porta a delle conseguenze che dovrebbero preoccuparci. Il problema è che questi meccanismi sono molto difficili da bloccare una volta che vengono messi in moto. Insomma, io ho qualche amico economista a cui vado a dire ma perché non impediamo questo, perché non impediamo quello? E loro mi rispondono sempre, guarda, è impossibile, è molto difficile. Cioè. Però, almeno tra quelli che ne sanno qualcosa, la preoccupazione esiste. Poi, a livello di singolo cittadino, secondo me, se uno evita di comportarsi male, sta già facendo qualcosa. Beh, è già buono. Quindi, è già buono. Cominciamo a comportarci bene. Non per far polemica, se siamo tutti africani,
Perché secondo i buttafuori io non posso entrare al Billionaire di Briatore a Malindi? Cioè, non mi è mai capitato di cercare di entrare in quel locale a Malindi, diciamo, quindi non posso rispondere. È bello perché hanno le persone nere di colore che non fanno entrare i bianchi, ed è affascinante anche come cambia il mondo da questo punto di vista. C'è, cioè, un momento di confusione totale. Non lo so, non lo so. Mi raccontava un mio amico inglese che si chiama Steve Jones, un genetista bravo che scrive libri. In Inghilterra, quando uno si laurea e non trova da lavorare, può andare a insegnare in Africa, in un qualunque paese dove parlano inglese. E quindi lui, come molti altri suoi amici, quando aveva 25 anni, è andato in Botswana lui. E in Botswana faceva delle lezioni di biologia e spiegava una cosa che io stesso adesso spiego ai miei studenti, cioè che abbiamo in comune con qualunque altro membro della nostra specie il 99,9% del nostro DNA. Anche con, cioè, perdonami, anche con i moscerini, quella roba lì è possibile. No, no, lo finisco perché poi alla fine c'è una cosa carina. Mi piaceva l'idea dei moscerini. I ragazzi della classe naturalmente erano molto contenti perché pensavano ai sudafricani che gli passavano davanti con i macchinoni così e dicevano: guarda, io sono al 99,9% identico a quelli là. Ma come probabilmente sapete, in ogni classe c'è sempre qualcuno di più sensibile, di più intelligente, così. E lui vedeva che il suo studente più sensibile faceva una brutta faccia e non schiamazzava come gli altri. E allora dice: ma perché? E questo dice: ma questo vuol dire che noi siamo anche praticamente identici ai boscimani? Quindi ognuno ha i suoi terroni. Certo. Ognuno dei suoi terroni. C'è un sud sempre girando, c'è sempre un sud. Il razzismo non è il triste privilegio di noi che siamo ricchi, benestanti, siamo cresciuti con la pace, non abbiamo mai avuto una guerra. Una tendenza a discriminare gli altri, a sentirci meglio e diversi da qualcun altro è molto comune, è molto comune. Però l'importante è saperla vincere, naturalmente, saperla conoscere e riuscire a staccarci da questi atteggiamenti. Io ho un'ultima domanda, poi vai sul libro a Vanvera, nel senso dove vuoi, random. Secondo la nostra Costituzione, articolo 3, tutti sono uguali, senza distinzione di razza. Cioè, Barbujani, mi sta bocciando De Gasperi in biologia, lei? No. Io sostengo, anzi, c'è un'iniziativa di alcuni miei colleghi antropologi per cambiare questo articolo 3 della Costituzione. Secondo me è un... Non so se è un piccione che volava o qualcuno che un tentava... Un piccione che applaudiva... Un applauso a chi fa l'applauso, scusate, non ho capito neanche cosa sta succedendo. Per cambiare l'articolo 3. Io non sono d'accordo. Aia, polemica, meraviglia, iniziamo. Non sono d'accordo perché, secondo me, appunto, quando Terracini, La Pira, quella gente lì, stava scrivendo la Costituzione, non aveva in testa le cose di cui mi occupo io, non stava occupandosi di biologia. Quello che avevano in testa, molto chiaramente, erano le leggi razziali del ventennio fascista. E loro in quel testo, nell'articolo 3 della Costituzione, dicono: da questo momento in poi, da quando c'è la Repubblica, nessuno potrà essere discriminato perché attribuito ad una razza diversa, nessuno potrà essere discriminato per il suo sesso, nessuno potrà essere discriminato per la sua religione o per il suo stato sociale. Quindi non me ne frega niente che esista Dio o non esista. Sulla base della religione non puoi essere discriminato. Le razze esisteranno o non esisteranno, chi se ne frega, all'epoca avevamo le idee più confuse, ma non è più accettabile con la Repubblica che una persona venga discriminata su basi razziali. Quindi io non ho firmato questo appello, non fa una grande differenza perché, come sapete, cambiare la Costituzione è molto complicato e ci sono forse dei temi più urgenti su cui ragionare. Però, insomma, secondo me De Gasperi e gli altri... Ma De Gasperi faceva parte della Costituente? Siamo sicuri? Non lo so, vabbè. Chi ha scritto la Costituzione? Credo. I padri costituenti avevano le idee molto chiare su quello che facevano. In questo, come in altri punti, secondo me, fidarci di quello che hanno fatto loro è una buona prassi, è una buona norma. Bene, lo sapete malissimo. Con questo libro cosa succederà alla fine? Cioè, a parte che col libro, ma questa idea di mischiarsi tutti, torneremo al colore originario? Ma no, perché intanto non ci mescoliamo tutti, insomma. O diventiamo un grigetto tutti uguali, un melange, cioè confondendo tutte queste razze, questi colori. Ma no, questa cosa non succederà perché ci sono delle differenze culturali fra i vari gruppi e quindi sicuramente non stiamo andando a mescolarci tutti quanti. Chi è mai stato in una città americana, lei sta per andare a New York, mi diceva, e si renderà conto che a un certo punto uno attraversa la strada e all'improvviso tutti parlano cinese, ci sono delle scritte in cinese dappertutto, si va avanti un paio di isolati e c'è la bandiera tricolore italiano, così.
se si, a un certo punto ci si trova con gente che parla spagnolo, magari noi non ce ne rendiamo conto, ma cubani e portoricani si odiano, per cui per i portoricani che il figlio sposi un cubano è peggio che se il figlio sposa una foca, non vogliono... Pisano all'uscio rispetto... Pisano, livornese, così. Queste differenze, che sono differenze culturali, fanno sì che però... continuiamo ad essere un vestito d'Arlecchino. Siamo talmente litigiosi che non, questa roba non la perdiamo, come il palio di Siena, cioè fantastico. Siamo come il palio di Siena. Ma questo poi è il motivo per cui c'è una diversità sia biologica che culturale che si mantiene nell'umanità, insomma. E per fortuna, insomma, cioè non vogliamo andare fino in Brasile per poi mangiare gli stessi bigoli che mangiamo qui di sotto, insomma, ci fa piacere trovare usanze diverse. Molto meglio far venire le brasiliane, scusate. Facciamo venire le brasiliane che è più serio. Già che ci sono. E una cosa, qualche domanda, per esempio, perché sembra iniziamo una bella discussione con il signore che batteva le mani. Quello che batteva le mani è scomparso? Aspetta che non sento niente, posso andare a sentire perché batte le mani? Scusate. Tanto come si dice, ecco perché adesso, ecco perché tutti i ragazzi dicono bella zio, perché siamo tutti parenti, cazzo, non avevo mica capita io. Adesso c'ha ragione anche loro. Chi è che batteva le mani qua? Perché, posso chiedere perché batteva le mani che non ho capito, grazie, scusi. Io ho finito le domande, quindi vado a Vanvera, quando siete pronti andiamo, non vi preoccupate. Il professore già ha risposto, nel senso che degli antropologi si sono messi insieme per eliminare la parola razza da quell'articolo lì e sostituirla con una parola scientificamente valida, penso. Non so quale potrà essere, oppure una più parole insieme per far capire. Il motivo politico è giusto che allora queste persone, che anche quelle che magari sapevano che cosa voleva dire o non voleva dire la razza, l'hanno fatto per motivi politici, perché recentissimamente c'era stata appunto tutto contro la razza ebraica, eccetera, per non essere equivoci l'hanno detto, insomma, ecco. Però oggi non so, io per questo sono d'accordo così, non sono uno scienziato, con questi antropologi che vorrebbero cambiare, diciamo, questo errore scientifico, tra virgolette. Sì, in realtà in sede costituente... C'è solo una cosa, cioè, sì. Lei è la moglie? Lei sa che ha sposato un parente? Sì. Questo. No, anche durante l'assemblea costituente si è discusso di che termine usare e qualcuno aveva proposto la parola stirpe. Ma appunto, stirpe non bene. Giriamo intorno alle parole. C'erano state le leggi razziali, quello che si voleva precludere era una riproposizione di discriminazioni su base razziale. Secondo me quel pezzo della Costituzione va bene così. Forse questa discussione è un po' inutile, perché tanto sapete bene che queste proposte non ce l'hanno mai retta. Qualcos'altro da dire? Se no io direi a salutare. Se qualcuno vuol dire qualcosa, se no anticipiamo il ritardo di prima, così vediamo. Salve, poi vengo col microfono, scusami. Ecco fatto. Facciamo un saltino dal concetto di razza, discutibile e discusso, a un concetto, non si sa bene se di specie o sottospecie. Parliamo dei Neanderthal, ovvero i suoi studi sul paleo DNA. Cosa ci può brevemente accennare in materia? Grazie. Sì, ma non eravamo qui per parlare di mia suocera, vero? Quindi andiamo avanti, no? No, su Neanderthal. Sì, avete 3 ore, 4 ore, no, in quanto posso parlare? No, ci sarebbe... 5 minuti ce l'abbiamo. Il tema è molto vasto. Diciamo questo, che mentre fino a pochi anni fa, diciamo fino al 2010, si riteneva che proprio per il fatto che i nostri scheletri sono diversi da quelli di Neanderthal, e non c'è mai dubbio, Neanderthal fosse stata un'altra specie umana, con la quale non abbiamo avuto scambi di natura riproduttiva. Poi salta fuori il primo studio del genoma di Neanderthal e c'è una cosa strana. Gli europei e gli asiatici sono un po' più simili a Neanderthal degli africani. Un po', 2-4%, però è una cosa costante. Questa cosa si può spiegare in due modi diversi. Uno è che gli europei hanno insieme ai Neanderthal una storia evolutiva più lunga in comune e gli africani si sono separati prima. Questa è la spiegazione che a me sembra più logica. Invece, la proposta che viene fatta da questo gruppo di scienziati molto bravi e molto qualificati, ci tengo a sottolinearlo, Svante Pebo è il più famoso di loro, è che quando siamo usciti dall'Africa, prima che si separassero europei e asiatici, ci siamo incontrati con Neanderthal, ma non solo. Questo incontro è stato così importante dal punto di vista biologico che tutti
insisto, tutti, perché questa è la teoria, gli europei, gli asiatici e poi gli americani che sono arrivati dall'Asia, hanno nel loro DNA un po' di DNA neandertaliano. È vero, è falso? Beh, qui il discorso si farebbe lungo. Se chiedete ai miei colleghi, 80 su 100 vi diranno che è vero. Io faccio parte di quel 20% che non è convinto. Non sono, un attimo, che noi ci siamo incrociati con i Neanderthal è provato, perché c'è un fossile in Romania, Oase, datato a 35.000 anni fa, è uno fatto come noi, ma nel suo DNA c'è una percentuale di DNA neandertaliano che ci fa ritenere che avesse un trisavolo o un quadrisavolo Neanderthal. Quindi la cosa è successa. In realtà questo signore in Romania ha un DNA molto diverso da quello degli europei attuali. Non è un nostro antenato, appartiene a una linea che a un certo punto si è estinta. L'obiezione principale, anzi ce ne sono tante, le obiezioni principali che mi vengono in mente sono, prima di tutto, che in Europa noi abbiamo convissuto per molti millenni con Neanderthal, in Asia molto poco, in Oceania mai. Eppure è più alta la percentuale di DNA che viene attribuito a Neanderthal fra i Maori della Nuova Zelanda che in Europa. Com'è possibile? Com'è possibile? Noi ce li avevamo lì, potevamo ibridarci con loro per millenni, però abbiamo meno DNA neandertaliano di quello dei Maori. Forse non è DNA neandertaliano. La davano meno anche probabilmente. La seconda cosa è che ci sono due pezzi di DNA che vengono trasmessi esclusivamente dalla madre ed esclusivamente dal padre. Si chiamano DNA mitocondriale e cromosoma Y. La prima cosa che è venuta fuori è che nessuno ha un DNA mitocondriale neandertaliano. Nessuno, non c'è più in giro. E allora la spiegazione che si è data è erano i maschi neandertaliani che si sono accoppiati con le femmine fatte come noi. Ok. Strano, no? Perché abbiamo quando... un video anche, no? Abbiamo il video. Strano perché quando uno invade un territorio che non è suo, di solito sono i maschi invasori che si prendono le figlie degli invasi. Qui sarebbe andato al contrario. Poi studiano il cromosoma Y e salta fuori che non c'è nessun cromosoma Y neandertaliano fra di noi. Allora, io sarò un ragazzo semplice di campagna, vengo da Adria, ma io concepisco due sessi, maschile o femminile. Se ci siamo ibridati con i Neanderthal, ma né con le femmine neandertaliane, perché sennò avremmo il mitocondriale, né con i maschi neandertaliani, perché se avremmo l'Y. Ma come abbiamo fatto? Ma come abbiamo fatto? Queste cose che a me sembrano delle incongruenze non sembrano tanto incongruenti ad altri miei colleghi, per cui la linea di ricerca fondamentale adesso è una linea di ricerca nel nostro campo che dà per scontato che ci sono state queste ibridazioni e cerca di ricostruire i risultati di queste ibridazioni. Io non sono ancora convinto, può darsi poi che i fatti mi diano torto, però io non sono ancora convinto. Beh, è stata una buona risposta, spero. Domanda piccolissima con un rispostone così esagerato. Io a questi punti saluterei tutti e manderei quest'uomo a firmare delle copie, se vi va. Quindi farei un applauso a Guido Barbuianni, Grazie. Gli africani siamo noi, e laggiù da qualche parte si possono firmare le copie naturalmente, ci siamo. Grazie a tutti e salutiamo la zia Bruna. La zia Bruna, grazie a tutti, buona serata, grazie.